Ben ritrovati ragazzi con la parte 2 nella quale vi dico un nome per il calciomercato di ogni squadra di Serie A, questa volta ovviamente dalla undicesima classificata della Serie A 22-23 fino ad arrivare alle tre neopromosse. Partirei questa volta dall'alto, quindi dal Monza ragazzi, Monza che non ha più Sensi, nemmeno Rovella. Secondo me al centrocampo manca della qualità e quindi ho scelto un calciatore duttile di qualità per il Monza. Bisogna vedere se arriverà Gagliardini, che sarebbe ottimo a livello di sostanza per la squadra. Però il mio nome è un altro, ovvero Riccardo Saponara, che ha salutato la Fiorentina. Secondo me può essere veramente un acquisto intelligente da parte del Monza, perché è appunto un calciatore di qualità molto sottovalutato, un po' discontinuo, ma che comunque nella passata stagione è stato anche costante a livello di rendimento. Ha dei colpi clamorosi, è un calciatore che può fare la mezzala, trequartista, può giocare dietro la punta, quindi secondo me può essere veramente utile per il Monza. Passiamo all'Udinese. L'Udinese, ragazzi, è una squadra abbastanza attrezzata, almeno ad oggi. Si sta comportando bene già nel calciomercato per sostituire Udoge, ha salutato anche Pereira. Comunque, come mezze ali ci sono, almeno per il momento, sia Lovric che Samardžić, due che non sono proprio delle pippe, diciamo così. Ho guardato davanti, ragazzi, perché oltre a Nestorowski, che è richiesto in Serie B, Success dovrebbe rimanere. Credo che uno tra Beto e De Olofeu saluterà l'Udinese, per cui ho scelto un attaccante della Fiorentina, Christian Kouamé, che secondo me nel 3-5-2 di Sottil può fare molto bene come seconda punta e soprattutto può trovare intesa un po' con tutti gli attaccanti dell'Udinese. L'Udinese gioca molto in verticale, quindi Kouamé può essere veramente determinante perché è un calciatore veloce che attacca la profondità, tecnico, e secondo me nel 3-5-2 di Sottil può esaltarsi. Sassuolo, il Sassuolo non ha più Frattesi, quindi ho scelto un suo possibile sostituto e ho guardato in casa Juventus. Parlo di Fabio Miretti, che secondo me non è ancora pronto e non so se lo sarà mai per la Juventus. Fossi nel Sassuolo, proverei a prenderlo in prestito perché nel 4-3-3 di Dionisi, come mezzala destra, dal mio punto di vista può fare molto bene e magari anche sbloccarsi dal punto di vista realizzativo. È pur sempre un calciatore di qualità che nel Sassuolo può fare bene perché comunque Dionisi promuove il calcio propositivo, offensivo e quindi potrebbe mettersi in mostra al Sassuolo. Passiamo all'Empoli. All'Empoli, ragazzi, serve un attaccante perché l'anno scorso sono mancati sicuramente i gol degli attaccanti. Destro non c'è stato praticamente mai. Satriano ha combinato poco e niente dal punto di vista realizzativo. Caputo ha segnato 6 gol, però molto discontinuo. E ho pensato a un attaccante che è in retrocesso con la Sampdoria, ovvero Manolo Gabbiadini, che l'anno scorso è stato sicuramente uno dei migliori del Doria. Può far bene nel 4-3-1-2 di Zanetti, perché secondo me lui rende meglio in un attacco a due rispetto che come prima punta. Ritroverebbe anche Caputo, tra l'altro. E quindi fossi nell'Empoli ci penserei seriamente. Salernitana, ragazzi, qui ho guardato un esterno che è retrocesso con la Cremonese. Sto parlando di Valeri, che a mio avviso può essere interessante come esterno per Paolo Sosa, un calciatore che può fare tranquillamente tutta la fascia. Anche lui è stato uno dei migliori della Cremonese l'anno scorso. E quindi, dai, potrebbe essere più di un'idea per la Salernitana. Lecce. Lecce, ragazzi, ho scelto Federico Bonazzoli, che secondo me potrebbe fare comodo in generale a più di una squadra che lotta per la salvezza, perché anche lui lo reputo molto sottovalutato, perché è un attaccante di qualità che magari meno l'anno scorso, ma nelle passate stagioni si sapeva far trovare al posto giusto al momento giusto, segnando dei gol pesanti anche da subentrato. Quindi per rafforzare l'attacco dei giallorossi, io sinceramente ci punterei. Passiamo al Verona. Ho scelto un calciatore che è in retrocesso questa volta con lo Spezia, che secondo me deve giocare in Serie A, perché dal mio punto di vista è forte. Daniele Verde.
Già se si dovesse fare da un lato Verde, da un lato Lazovic, inizia a diventare interessante per il Verona, perché è un calciatore che punta, salta l'uomo, gran mancino, e quindi per il Verona può fare veramente comodo. Al Verona serve sicuramente anche un attaccante, perché l'anno scorso, voglio dire, tra Gajić, Djuric, Lasagna avranno fatto 5 gol in 3. Frosinone, ragazzi, Okereke, anche lui per me deve giocare in Serie A. L'anno scorso ha fatto bene con la Cremonese, un po' discontinuo, però ha veramente dei bei colpi. Sicuramente i tifosi dell'Inter lo ricorderanno. È un attaccante che ti svaria su tutto il fronte d'attacco, che è molto veloce, attacca la profondità. Tra l'altro è anche poco considerato dalle squadre di Serie A, ma per me può fare veramente comodo un po' a tutte quelle che lottano per salvarsi, e quindi l'ho accoppiato al Frosinone. Genoa, Daniele Rugani, magari in prestito dalla Juventus. Tra l'altro Genoa e Juventus sono sempre stati in buoni rapporti, anche per mettersi di nuovo in mostra Rugani. Può far bene e può essere per lui intrigante una piazza come Genova, sponda Genoa, dato che negli ultimi anni ha combinato poco e niente con la Juventus. Concludo con il Cagliari. Ragazzi, non ho messo portieri sia in questo video che nel primo video, e l'ho messo al Cagliari perché calza a pennello, a mio avviso. Cragno, ragazzi, un ritorno al Cagliari sarebbe perfetto. Non aggiungo altro, perché comunque per me rimane uno dei migliori portieri italiani. L'anno scorso è stato diciamo oscurato da Di Gregorio nel Monza, ma può tornare a fare benissimo, ovviamente, nella sua amata Cagliari. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, e ovviamente fatemi sapere la vostra nei commenti. Iscrivetevi al canale e ci vediamo nel percorso.